Allora, non dispongo di un cronometro in questo momento, ma dovrebbero mancare circa 2 minuti alla fine della partita, considerando anche il recupero di 4 minuti. Sono testimone di un fatto storico, sicuramente, perché la vittoria della Juve non scapperà via, assolutamente, dopo questa partita. E tra l'altro c'è molta probabilità a questo punto che la Juve sia anche prima del girone, quando anche dovesse subire un gol in questi secondi finali. A questo punto insomma, cambierebbe ben poco per il destino di questa partita. Certo che è una gara che ha messo in luce una bella Juventus e, diciamocelo pure, anche un brutto Barcellona, senza far di capire poi in sede di commento, di approfondimento nei prossimi giorni, quanto possa aver influito la grande prestazione dei bianconeri e quanto la brutta prestazione del Barcellona, capeggiata da un Messi veramente irriconoscibile. Io l'avevo già visti contro il Cadice e veramente non mi aspettavo di ritrovarli così per la seconda partita consecutiva. Un Messi completamente fuori forma, svogliato, ha fatto praticamente il regista. Sì, è andato a conclusione qualche volta, ma non ha mai tentato sostanzialmente gli affondi di cui è capace. Ha impegnato un paio di volte Buffon, ma non in maniera così strepitosa. Tra l'altro Buffon ci sta tenendo moltissimo e io sono pochi metri da lui, non posso farvi vedere naturalmente le immagini per ragioni di diritti. Lo sento urlare ai suoi compagni perché ci tiene naturalmente a tenere la porta inviolata in quello che potrebbe essere il suo ultimo Barcellona-Juve della carriera. Però adesso seguiamo ancora questa azione del Barcellona, che effettivamente dopo il 3-0 da Juve ha avuto più il pallino del gioco, ma ci sta, è normale che sia così. È sempre il Barcellona, adesso è la Juve che sta spingendosi nuovamente in avanti con Rabiot che sta tenendo il pallone anche per far passare i secondi. Io credo che ormai ci siamo e ci siamo in questo momento. Ci siamo in questo momento, la Juve è prima nel girone, storica vittoria qua a Barcellona e naturalmente tutti promossi quelli della Juve questa sera. Un plauso naturalmente a Cristiano Ronaldo che ha trasformato 2 calci di rigore e credo che sia veramente importante per lui. 752 gol in carriera, non aveva mai segnato contro il Barcellona in Champions League. Io vabbè, adesso qualche cosa vi faccio vedere però di quello che succede là dietro. È la Juve che festeggia questa vittoria importantissima, non solo per un discorso di girone, no? Ma anche e forse soprattutto per un discorso di autostima. Serviva alla Juve iniziare un periodo così, dopo il derby che ha sbloccato un po' tutto nel secondo tempo, ricordiamolo, perché il primo tempo non è stato sicuramente un primo tempo all'altezza della Juve. Ma dopo, nel secondo tempo, la Juve ha sbloccato decisamente la situazione a suo favore e si trattava di dare continuità sostanzialmente a questa situazione. Adesso io mi sposto perché c'è l'inno che rovina un po' tutto e quindi mi sposto qua sotto alla tribuna del Camp Nou, che è veramente desolante vedere così vuoto. Dicevo, beh, valutazioni buone per tutti, direi ottime per tutti, perché quando una squadra comunque vince su questo campo, centrando l'obiettivo che si era in un certo senso prefissata, ma senza ansia, perché non c'era nulla da perdere, non c'era ansia, non c'era ossessione di fare questo risultato. Beh, quando il risultato addirittura arriva, il plauso deve essere naturalmente molto grande, tenendo sempre conto di come ha giocato il Barcellona, perché bisogna naturalmente, ragazzi, essere molto realisti in questi casi, molto realisti in questi casi. Non era il Barcellona che siamo abituati a vedere, però il Barcellona dell'andata aveva offerto sicuramente un'altra prestazione. Adesso posso rientrare nella zona del campo. Il Barça dell'andata era stato esaltato per aver battuto la Juventus 2-0. Questa Juventus allora credo che meriti di essere ulteriormente esaltata per aver battuto il Barcellona 3-0. La Juve all'andata aveva avuto 3 gol annullati, che comunque Ter Stegen era andato a raccogliere in fondo alla porta perché comunque si era impegnato nell'azione dopo sono stati annullati via VAR. Questa sera la Juve non ha avuto controgol annullati. C'era un rigore per il Barcellona annullato da un precedente fuorigioco. C'è stato un quarto gol della Juventus di Bonucci annullato per un fuorigioco da bar, ma al di là di questo che sono singoli episodi, io credo che la Juve trarrà molto beneficio mentale da questa partita. Non so se dare voti onestamente, perché dovrei dare un 7 o quasi un 8 a tutti, perché quando una squadra vince su un terreno così resta comunque negli annali, resta negli annali un 3-0 della Juventus qua, in un Camp Nou deserto che non ha voluto, o meglio, non ha potuto essere testimone di questa situazione, ma è stata vista in mondovisione questa partita.
vittoria meritata, Barcellona assolutamente da rivedere perché non era quello vero, ma quello che conta è che la Juventus alla fine di questa serata ha vinto una partita prestigiosa che resterà negli annali e soprattutto, o comunque anche a corollario, chiude prima del girone. Poi naturalmente sarà il sorteggio a far capire se è stato un bene o un male. Al di là di questo, comunque, lasciatemelo dire, sono stato testimone di una serata storica, credo molto molto importante nella storia della Juve. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a quello di mio figlio, ve lo ricordo sempre. Ci vediamo in sede di approfondimento. Domani vi racconterò un po' tutto di questa trasferta lunghissima, travagliata, strana, in questo periodo veramente strano, e basta vedere lo stadio per capirlo. Ciao ragazzi, al prossimo.